Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. In ritardo come un'entrata volante di Felipe Melo, ma comunque sempre nel massimo rispetto. Perché? Nel massimo rispetto del giorno, perché oggi è ancora mercoledì e quindi The British Wednesday. Iniziamo subito con il parlare del Chelsea, sì, perché il Chelsea di Antonio Conte va ad espugnare l'Etihad Stadium del Manchester City. Sorpresa? Probabilmente sì, perché? Perché sapevamo benissimo che il Chelsea si sarebbe comunque giocato la partita a viso aperto, stavo sbagliando un verbo in modo clamoroso. Sapevamo che il Chelsea aveva le potenzialità per farlo, però quando è andata sotto per 1-0 io ho detto cazzo, si mette veramente male. Conte ha saputo rigirare la partita, ha tirato fuori le palle, con dei cambi precisi, con delle indicazioni precise ha saputo ribaltare totalmente la partita, tanto che poi il Chelsea è riuscito a fare 3 gol in casa del City. A questo punto il City, ragazzi, rischia. Perché? Perché il City scende a meno 4 dalla prima in classifica, e 4 punti per un Chelsea che corre così tanto sono veramente parecchi. 4 punti scende anche il Liverpool, il Liverpool di Jurgen Klopp. Diciamo che il Liverpool, come dicevo nei video precedenti, perché ho sempre detto strano che stando il Liverpool non sta facendo come il solito suo, quindi crollare senza motivo, prendere tanti gol e crollare contro le piccole, mi ero stupito. Infatti è stato proprio l'apoteosi della mia tesi. Perché? Perché Liverpool vinceva 1-3 a 20 minuti dalla fine, 25 minuti dalla fine, tranquillissimo. Poi 3-2, 3-3 e al 90esimo il 4-3 del Bournemouth, che regala la vittoria appunto ai padroni di casa. Il Liverpool crolla quindi contro una squadra bene o male da retrocessione, cioè no, da zona salvezza, no, assolutamente non da retrocessione ma da zona salvezza. Comunque punti che non si possono perdere, specialmente quando sei in vantaggio per 1-3, quindi con 2 gol di scarto a 20 minuti dalla fine. Già il pareggio sarebbe un risultato clamorosamente pessimo, la sconfitta è qualcosa di inaccettabile. Parliamo invece del Tottenham. Il Tottenham che, nonostante dista diversi punti dalla vetta della classifica, ben 7 se non vado errato, comunque dimostra di poterci stare fra queste. Batte 5-0 in casa lo Swansea, sempre ragazzi peggio, sempre più ultimo in classifica. Avete voluto cacciare Guidolin quando era quarto ultimo, l'avete voluto cacciare, adesso siete ultimi. Complimenti a tutti, spero che Guidolin se lo piglia la Fiorentina, perché se la Fiorentina si piglia Guidolin col suo solito gioco cattivo e determinato pallonaro, vedrete che la Fiorentina si rialzerà. Comunque io penso che se lo Swansea richiamerà Guidolin prima che qualcun altro se lo piglia, lo Swansea si salverà, dipende tutto. Se invece lo richiamano, magari andate in Tottenham, che se diverte gliene fa 5, resta in scia, ma comunque come ho detto settimana scorsa, penso che quest'anno la zona Champions sia obiettivo di altre squadre. Guardate già lo United, di cui ora parleremo, che va a pareggiare contro l'Everton e cade sempre più giù. Lo United in questo momento, ragazzi, ha 21 punti. Sapete che significa 21 punti? Che in Premier League solo la quinta va in Europa League, quindi perché ovviamente poi la sesta non ci va, solamente se non vince una delle due coppe è una squadra che non entra. Comunque in pratica se il sesto posto, cioè il sesto posto europeo è dedicato alla Coppa di Lega, il settimo posto è dedicato alla FA Cup, per cui se qualora due squadre non classificate tra le prime 5 vincessero il titolo delle due coppe, lo United non andrebbe in Europa, e non ci andrebbe di tanto, perché in questo momento è a meno 6 dal quinto posto, si trova a meno 7 dal quarto posto, che vuol dire preliminari, si trova addirittura, ed è un dato clamoroso, a meno 13 ragazzi dal primato. Lo United pareggia, butta la solita occasione, chi vince invece è l'Arsenal che resta a ruota a meno 3 dal Chelsea. Ora aspetteranno lo scontro diretto per dire la loro se continuano di questo passo che vincono sempre. L'Arsenal mi ha sorpreso, perché sì, West Ham non sta andando bene, però non mi aspettavo addirittura un 1-5 a favore dell'Arsenal in casa degli Emmers, non me l'aspettavo, e per questo devo fare un applauso all'Arsenal. Per il West Ham in Inghilterra è un po' diversa la mentalità da noi, però come non è come da noi, che comunque cacciano gli allenatori come fossero mutande. Però Bilic, forse è arrivato il tuo momento, mi dispiace dirlo, ma forse è così. Infine parlavamo del Leicester. Il Leicester perde anche contro la più scarsa qualitativamente della Premier League, ovvero il Sunderland. Ragazzi, potete vedere alle mie spalle non c'è la sciarpa dell'Leicester, perché ho voluto averla qua vicino a me, come potete vederla. Perché? Perché su questa sciarpa c'è scritto una cosa molto importante: Champions Leicester, Champions 2015-2016.
è tarocca come poche cose al mondo. Infatti, se vedete al contrario, ragazzi, è capito, no? Però, comunque, è tarocca come cose poche cose al mondo. Però, le sciarpe ho scritto Leicester Champions non esistono fatte veramente. Però, guardate qua, c'è la faccia di Claudione Ranieri. Allora, in questo momento il Leicester, come potete vedere, dista ben 13 punti dalla zona Europa, dista 17 punti dalla zona Champions, dista 21 punti dal prima in classifica e dista solamente di 2 punti dalla zona retrocessione. Sta rischiando veramente tanto. Io spero, anche se mi sembra veramente impossibile, che questa sconfitta contro il Sunderland faccia quello che ha fatto la sconfitta contro il Sassuolo per la Juventus, che sia un nuovo giorno, una nuova alba, che Leicester da domenica ricominci a vincere e convincere. Perché? Perché semplicemente, ragazzi, non sopporto quelli che fanno i moralisti, che dicono hanno tutti cominciato a tifare Leicester quando ha vinto. Ma è così, perché crediamo alle favole, e semplicemente è questo. Perché io sono sicuro che comunque, anche se il Leicester andrà in Serie B, i tifosi saranno contenti lo stesso per quello che è stato un anno da favola. Però mi piace vedere esultare chi non esulta mai, mi piace vedere negli occhi della gente che non ha mai questa gioia, la gioia. E per questo, sempre con Claudione Ranieri nel cuore, forza Leicester e dai, rialza.